Esplorata nel XIV secolo, la Sierra Leone è stata un dominio portoghese fino al XVII secolo, quando l'Inghilterra si sostituì al Portogallo, promuovendo l'insediamento di schiavi neri liberati, di cui il nome della capitale Freetown, fondata nel 1792. Nel 1951 il paese intraprende un processo democratico che si conclude nel 1961 con la conquista dell'indipendenza. Segue un trentennio contrassegnato da regimi generalmente autoritari e colpi di Stato militari. All'inizio degli anni 90 il paese viene trascinato in una terribile guerra civile indetta dal Fronte Rivoluzionario Unito, appoggiato dal dittatore della vicina Liberia, Charles Taylor. La guerra dura per oltre 10 anni e contribuisce a distruggere buona parte delle infrastrutture del paese, incluso l'apparato educativo, provocando così un forte regresso sociale in un paese che aveva conosciuto le prime università e la prima stampa libera del continente. Durante la guerra, che si accanisce con incredibile ferocia sulla popolazione civile, migliaia di ragazzi e ragazze, dai 4 ai 16 anni, vengono rapiti dai ribelli e costretti primi a combattere e le seconde a servire e soddisfare le voglie dei ribelli. Nel 2002, al termine della guerra, il paese si trova ad affrontare una gravissima situazione socio-economica che tuttora persiste. Attualmente la popolazione totale della Sierra Leone ammonta a circa 5 milioni 500 abitanti, di cui più di un quinto risiede nella capitale Freetown e dintorni. Alcuni dati statistici fanno ben comprendere la situazione in cui versa oggi la Sierra Leone. La speranza di vita alla nascita è di 47 anni. Ogni 1000 bambini nati, 300 non raggiungono i 5 anni di età. Solo il 38% della popolazione ha accesso all'istruzione di base. Lo stipendio medio mensile non supera i 60 euro. Alla luce di questi dati e di altre considerazioni, le Nazioni Unite hanno collocato la Sierra Leone nella graduatoria mondiale relativa all'indice di sviluppo umano al terz'ultimo posto, prima dell'Afghanistan e del Niger. Padre Giuseppe Berton, Bepi, nato a Marostica nel 1932, da oltre 40 anni è missionario saveriano in Sierra Leone. Laureato a Glasgow in filosofia morale e logica, dal 1964 al 66 comincia la missione in Sierra Leone, dove dal 1972 si stabilisce definitivamente. Nel 1985 dà vita a Bumbuna, una città dell'entroterra, al Family Homes Movement, Movimento Case Famiglie, un gruppo di famiglie locali che ospitano in casa propria o presso case di prima accoglienza minori in difficoltà di tutte le età. Il movimento viene riconosciuto dallo Stato nel 1996. Durante la guerra civile, il Family Homes Movement accoglie presso il centro di San Michael e reinserisce in società circa 3.000 bambini soldato. Terminata l'emergenza umanitaria determinata dalla guerra civile, appare evidente a padre Berton e ai membri del Family Homes Movement che la nuova emergenza è l'educazione. Quindi, accanto all'attività di accoglienza per circa 300 ragazzi e ragazze di strada o in difficoltà, incomincia ad operare dal 2004 la Holy Family School e dal gennaio 2008 la Holy Family Vocational School. Per quello io dico che quei ragazzi hanno una voglia matta di andare a scuola. Mica per imparare, sì, per carità, perché si danno sotto, sono bravi, ma perché lì appartengono, sanno che sono a casa loro. Ed è per quello che la scuola deve essere un ambiente allegro, rilassato, non ci devono essere punizioni corporali, fisiche, devono sentirsi a casa loro, devono essere corretti, devono sapere anche ridere, devono sentirsi, per così dire, a loro agio, e devono essere tirati a comportarsi bene piuttosto per il bene proprio, per quello. E io a mai anch'io sono contento per questo, perché vedo che si trovano a casa loro.
nella zona est di Freetown, la parte più povera della città, nella località di Mayenkine, sulle pendici del promontorio che sovrasta il centro abitato, sorge la Holly Family School. La scuola è composta da vari padiglioni, costruiti in tempi diversi. Gli ultimi, che ospitano l'istituto superiore, sono stati terminati nell'anno 2008. Sono 1300 gli studenti che frequentano la scuola, a partire dall'asilo fino alle superiori, mentre il personale è composto da 70 persone, tra personale docente e non docente. Negli ultimi anni la scuola si è particolarmente distinta per il grado di preparazione raggiunto dai suoi studenti e certificato dalle commissioni statali che presiedono gli esami di fine anno. La scuola non si propone solo di fornire un'adeguata istruzione ai ragazzi, ma cerca anche di accompagnare e sostenere le famiglie nel loro ruolo educativo per una crescita complessiva intellettuale, umana, sociale e religiosa dei ragazzi. E per questo sempre più sta diventando un punto di riferimento per tutta la comunità di Mayenkine. Questa scuola è molto importante sia per la città di Freetown sia per tutta la Sierra Leone. Infatti, oltre ad offrire un'ottima istruzione ai giovani, aiuta in concreto la comunità mediante l'effettuazione di controlli sanitari sugli studenti e la distribuzione di medicinali. Mantenendo gli alunni all'interno di un ambiente sano e sicuro, inoltre mediante il pagamento degli stipendi e l'assistenza agli insegnanti e ai lavoratori. In generale, la presenza di questa scuola sul territorio promuove dignità e speranza nel futuro per tutta la comunità. Sia gli studenti, sia le loro famiglie sono molto felici, orgogliosi e sono consapevoli di essere dei privilegiati nel paese. Gli ottimi risultati educativi che si raggiungono sono dovuti al duro lavoro e alla passione degli insegnanti, i quali hanno a cuore l'istruzione e il futuro dei ragazzi, e all'impegno degli studenti, che apprezzano i docenti e riconoscono l'amore rivolto a loro. Dai primi mesi dell'anno 2008 è attivo l'Holly Family Vocational Institute. Il centro, nato per insegnare un mestiere a ragazzi e giovani, sorge in una zona periferica di Freetown, fra le località di Waterloo e Grafton, ed è costituito da un padiglione principale, due padiglioni secondari,
una casetta dormitorio più un secondo dormitorio in costruzione. Sono attivi i corsi di falegnameria e sartoria e si sta lavorando per attivare un corso di carpenteria metallica. Gli alunni apprendono il mestiere scelto tramite l'affiancamento in attività produttive con i docenti. Ogni corso prevede anche un modulo di formazione di base, lettura, scrittura e matematica. Il cammino intrapreso con molto entusiasmo, pur con molti problemi da affrontare, si propone nel medio periodo di raggiungere una minima capacità di autofinanziamento. La scuola, infatti, è gestita come una piccola azienda che propone al mercato locale i manufatti realizzati. Mi chiamo Teresa Morris. Da un anno sono la direttrice della Holy Family Vocational Institute, che ha sede nella prima periferia di Freetown. Dopo 10 anni di guerra brutale, tutto il paese si presenta distrutto e poverissimo. In questo ambiente senza prospettive di occupazione, le persone, in particolare i bambini, che sono circa il 50% della popolazione, sono estremamente vulnerabili, manipolabili, preda della delinquenza. La presenza della scuola è perciò di vitale importanza a Freetown, in quanto rappresenta una concreta possibilità di imparare un mestiere, assicurandosi un futuro. La falegnameria contribuisce allo sviluppo di capacità professionali nel paese, utili per la ricostruzione, in particolare di edifici di arredamento, di strumenti di lavoro. Grazie al continuo aiuto di Edus, la falegnameria è fornita di buoni strumenti e macchinari e sono orgogliosa di dire che sta lavorando molto bene. Gli obiettivi che vogliamo raggiungere sono l'incremento dell'istruzione professionale dei giovani e l'autosostentamento, cioè la capacità di produrre e vendere, tanto da pagare gli stipendi dei lavoratori e poter provvedere autonomamente alla manutenzione dei macchinari. Thank you.